Ciao, mi chiamo Ettore, sono nato 26 anni fa e oggi sono fatto così. Carino, eh? Questa è casa mia, questo è Milano. Questo è il mio cane. Ciao Kira! Questa è la mia bici. Questa è la Fondazione Cariplo che ha prodotto la serie e questa è la musica che ascolto. Insomma, canzoni come me, ho perso tutti i denti, canzoni perché non ho voglia da ballare, di ringhiare. Questa è la mia laurea in lettere, con lode. Questo sono io che vado al lavoro in bici, in mezzo ai piccioni. È tutto a rallenti. Sembra incredibile, ma io sono uno dei pochi fortunati che ci lavora con la laurea in lettere. Queste sono le lettere. Le mie canzoni poco intelligenti che ti ci svegli la mattina e ti ci lavi i denti. Dille qualcosa, qualunque cosa. Togliti le cuffiette e dille ciao, buongiorno. Dai, è facile. Siamo già al 3, dille qualcosa, fermala, dille ciao, come stai, ti amo. No. Oh, Brunori, molla. Cosa? Brunori, mi piace. Ah, sei qui in visita? No, sono una specializzanda in oncologia medica. Ma perché tu sei un medico, tu lavori qui? Chiaro, ragazza carina, coi capelli viola, giovane, quindi medico troppo, eh? Troppo. No, figurati, è che... Così meglio? Sì, cioè no, non... Quando prima ti ho... Ciao. Scusami, per caso sai dov'è la dottoressa Cuccovillo? La dottoressa Cuccovillo è al sesto piano, c'è pure scritto. Ah, già. Ciao Giulia, come stai? Avrei bisogno di un cambio turno per... Ultimo. Guarda che qui siamo al nono piano, eh? Il sesto è giù. Sì, certo. Ero qui per trovare lui. Ciao Roccia! Grande... Roccia? Sì, scusa, non sapevo cosa dire. 10 euro ti reggo il gioco. Oh, 7,50 e una graffetta. Amici da una vita. Allora vi conoscete? Mai visto prima. Però dice che vuole fare il volontario. Figo. Guarda, è un po' incazzato. Però c'ha buoni gusti musicali. Hai visto mai. Loris, trattamelo bene, mi raccomando. Certo. Ciao ragazzi. Buona Ciao. Giornata, Giulia. Dimmi tutto di lei subito, ora ti prego. Allora, si chiama Giulia, ha due gambe, due braccia, due occhi. Le piace molto la musica, per questo viene sempre a vedere Special Stage. Special Stage sarebbe? Special Stage è la rassegna musicale per giovani musicisti che donano il loro talento per i pazienti di ospedali come questo. Grazie al lavoro dei volontari portiamo la felicità, chi più chi meno. Io per esempio di più, altri di meno, dove ce n'è più bisogno. Sì, molto bello, ma Giulia dov'è? Pony, Giulia passa qua dentro tipo 10 ore al giorno, quindi o ti laurei in medicina, in quel caso ci vediamo tra 5 anni, nel tuo caso 7 o 8, oppure diventi volontario Special Stage. Volontario non ti pagano, vero? Ma certo che no, però ehi, c'è Giulia! Volontario per una ragazza carina che non so neanche chi è. Consegno a lettere e vado, ciao Loris. Pony, io non lo faccio per i soldi, io sono una bella persona. Una firma qui, per favore. Qualcosa non va? È dura, eh? Cosa? Non fare sesso da tanto tempo. È dura. Ma in che senso? Guarda che io... Come l'ha capito? Il testosterone lo sento debole, triste. Depresso. È che... è difficile. Stai attento, Pony. Reprimere a lungo le nostre pulsioni ci può condurre a nevrosi, psicosi, schizofrenia, allucinazioni, amici immaginari. Grazie della diagnosi, dottoressa. Salve! Domanda, vede un uomo vestito da Elvis? No. A posto così, grazie. Perché Elvis? Perché dietro i gusti ricercati che ami ostentare, alla fine ti piacciono i classici. E poi ci abbiamo solo un costume da Elvis. Come posso farti sparire per sempre? Io sono una proiezione della tua libido repressa. Finché la tua libido rimane repressa... Ma la mia libido non è repressa. Tu mi devi vedere d'estate quando vado in giro in bici. Guarda che io schiocco le... Hey. È informissima, grazie. E quindi posso avere tutte le tipe che voglio. Allora, cosa vuoi? Ti do un indizio? Osserva con attenzione.
La dottoressa dai capelli viola. Lo so che ci stai pensando. Diventa volontario. No, l'ho già detto a quell'altro, non voglio fare il volontario. Ciao Pony, com'è andata la consegna? Bene, inizio domani come volontario per Special Stage. Bene, non è la risposta alla mia domanda, però mi fa molto piacere, eh. Baciala, ci sta, adesso, no! Oh, se no è no, basta che stai tranquillo, eh. Ciao Pony. Ciao. Non è andata bene, eh? No. Oh, ma tu sei Elvis, canta qualcosa, no? You don't start fun of nation, the real last two. Spine and fun of nation, the rest never there. Posto così, grazie. Vabbè, ma è colpa mia se non sai le parole? Ti ricordo che io non esisto. Io non ce la faccio più. Guarda. Ma quante volte abbiamo girato oggi questa scena? Non so, sarà la 300.000esima volta. Ma questi della buon costume, che diavolo sono? Sono incapaci. Ma poi perché io c'ho un gatto morto in testa? Ma perché poi sei Elvis? Ma no, questo è vestito da prestigiatore, non lo so. Sembra Silvano, il mago di Milano. Dell'Acridico. Peraltro. Ciao Beppe. Ciao Fra. Ci vogliamo qualcosa? Ma ci sta. Ok. Dai, andiamo. Basta, non ce la faccio più, basta. Usciamo dopo. Dai, che finisca questa prima puntata, ti prego. Comunque, secondo me nella seconda ci sarà qualcuno di famoso. Sì? Sì, dai, speriamo. Le mie canzoni poco intelligenti.